Gigi Solano questa sera al Rotary, in questa intermeeting, per una conviviale dove parleremo della Parigi Dakar. Io sì, oserei dire, possiamo, mi permetti di dire un po' la Parigi Dakar ieri, oggi ed eventualmente domani? Quello che sarà, sì. Possiamo definirla così, la Parigi Dakar ormai non esiste più, esiste la Dakar cosiddetta, che è un soprannome che è stata data a questa gara, che a un certo periodo ha lasciato i terreni africani spostandosi in altri posti per questioni anche politiche e di sicurezza. Quindi la Dakar intesa come Africa dura parecchi anni e verso il 2000 si trasferisce poi in Sud America. E dal Sud America poi finisce nei paesi arabi. Quindi è cambiato molto, è cambiata la filosofia praticamente, tutto quello che poteva riguardare anche il contatto con le persone, l'interazione che poteva esserci con le popolazioni locali e tutto quanto. È cambiata perché proprio per una questione anche di sicurezza si è andato a cercare territori più desertici, più aridi per certi altri aspetti, montagnosi, tutto quanto, ma si è perso un po' quello che era il contatto umano. Perfetto. Gigi, oggi la tecnologia è imperversa, no? L'uomo non può fare a meno, eccetera. Sì. Quanto anche la tecnologia ha inciso in questi cambiamenti? Ha inciso moltissimo, perché se pensiamo alle prime gare di fine anni 70, dove l'unico sistema per orientarsi era una normalissima bussola o qualche altro elemento di derivazione nautica, si è arrivati oggi alla navigazione digitale con satelliti, anzi tutto questo viene anche limitato e controllato proprio per lasciare anche un minimo di difficoltà nell'orientamento, perché sennò diventerebbe veramente molto, molto particolare. Come si dice ormai in luogo comune, il mal d'Africa? Sì, per certi aspetti si può dire ancora mal d'Africa, anche se l'Africa ormai non la vediamo più per questa gara. Si è passati in territori, per esempio adesso dell'Arabia, quando non eravamo, per dire, anni scorsi in Sud America, in Cile, in Argentina, ecco. Quindi è un male che non si può più definire d'Africa, è un qualcosa che ti porta comunque ancora a cercare questi spazi, questi grandi momenti poi di questi giorni che passi a contatto della natura, e te li devi anche un po' cercare, ecco, perché è cambiato molto adesso. Beh,